Hello Vivians! Siete già in vacanza? Dovete sapere che anche i vittoriani andavano in villeggiatura. Anzi, praticamente hanno inventato loro le vacanze al mare, anche se erano molto diverse dalle nostre. E in questo video vedremo in che modo. I primi vittoriani, se erano benestanti, non avevano un particolare interesse per il mare. Fare il bagno nell'oceano era infatti un'usanza popolana, considerata quindi rozza, priva di pudore. Non stava bene, insomma. Anche perché il popolo, per farsi il bagno, si denudava. Vento, sole e aria salmastra poi erano inclementi verso il trucco e parrucco, per non parlare del pericolo di abbronzarsi e sembrare meno altolocati. Verso fine secolo le cose cominciarono a cambiare. Dalla metà dell'Ottocento i medici iniziarono a raccomandare terme, acque minerali e località balneari come cura per molti disturbi. Ciò era principalmente dovuto al fatto che i vittoriani credevano che l'aria marina contenesse ciò che chiamavano ozono o ossigeno attivato, qualcosa che era considerato essenziale, ma anche una prevenzione dalle malattie e un grande aiuto per il trattamento di disturbi di ogni tipo. Ora sappiamo che i vittoriani si sbagliavano sul fatto che il mare offrisse il cosiddetto ossigeno attivato. Con la rivoluzione industriale arrivarono anche le ferrovie. Questa nuova modalità di trasporto riduceva il tempo e i costi dei viaggi. Questo consentì anche alla fiorente classe media vittoriana di seguire in massa gli aristocratici verso le località balneari, che erano viste come grandi sanatori dove rinvigorire la propria salute, oltre che un luogo dove passare piacevolmente il tempo libero. Inizialmente quasi nessuno faceva il bagno. L'obiettivo era rinvigorire la salute respirando aria di mare e fare esercizio moderato all'aperto. Quindi l'appuntamento principale era la passeggiata sul lungomare. Sappiamo quanto fossero esibizionisti i nostri vittoriani. Non ci stupisce quindi che facessero diventare le vacanze al mare l'ennesima occasione per ostentare il proprio status, soggiornando in grandi alberghi, andando a teatro e alle feste e indossando vestiti all'ultima moda. Anche la passeggiata pomeridiana diventava una passerella per mettersi in mostra. Fu durante l'epoca vittoriana che il lungomare crebbe in popolarità, con i primi moli costruiti nel 1850 per offrire ai turisti un posto dove passeggiare e ormeggiare le navi. L'abbigliamento femminile per la passeggiata sul lungomare era simile a quello usato in città. I tessuti erano più leggeri, i colori più chiari. Gli orli erano un po' più corti e gli strascichi erano completamente eliminati. Per proteggersi dal sole e mantenere la carnagione chiara, le donne indossavano cappelli a tesa larga, a volte chiamati uglies, brutti, e camminavano con degli ombrellini. Anche la passeggiata aveva una sua etichetta in linea con i valori vittoriani. Ad esempio, una donna non sposata veniva accompagnata da una donna sposata, un familiare o un amico, per assicurarsi che i rigidi confini sociali tra i sessi non fossero attraversati e per scongiurare qualsiasi avance indesiderata o sgradevole. Come quando in spiaggia ho sentito dei ragazzi chiedersi come si dicesse ciao in inglese per conoscere delle ragazze straniere. Che figura barbina! Non fate come loro, se non volete perdere delle occasioni, imparate a parlare fluentemente in inglese. Cambly in questo può aiutarvi. Cambly è un servizio online che ti consente di fare lezioni in inglese con un tutor madrelingua comodamente da casa tua. Devi andare in Australia, Inghilterra, Stati Uniti, in vacanza o per lavoro? Puoi scegliere un tutor che vive in quella nazione e abituarti all'accento che troverai al tuo arrivo. Puoi prenotare le tue lezioni o collegarti quando vuoi con uno degli insegnanti online. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 dal sito e dall'app. Le lezioni sono strutturate per raggiungere i tuoi obiettivi, anche se hai bisogno di passare un test di certificazione in lingua inglese. Usando il codice sconto VIVIEVERYDAY8 avrai diritto a 10 minuti di prova gratuita e uno sconto del 40% sugli abbonamenti annuali. Trovi il link e il codice sconto nella descrizione del video e nel primo commento. Buon rimorchio a tutti e proseguiamo con la spiaggia e il bagno. Almeno inizialmente in spiaggia ci si andava vestiti come al solito. Pochi erano quelli che facevano il bagno, ancora meno le donne. Con il passare del tempo però il bagno in mare veniva sempre più sdoganato e promosso come passatempo salutare e sempre più persone vollero immergersi. Questo portò alla preoccupazione per la nascita di situazioni promiscue. Era necessario mantenere il decoro, anche prima e durante l'immersione in acqua.
la società vittoriana trovò un paio di soluzioni. Per prima cosa separarono le zone di balneazione femminile e maschile, regolamentando anche la distanza da mantenere tra i due sessi mentre si era in acqua. La cosa interessante è che generalmente era alle donne che veniva vietato di avvicinarsi agli uomini. Un regolamento non insolito per l'epoca diceva: una persona di sesso femminile non deve, durante il bagno, avvicinarsi a meno di 100 metri da qualsiasi luogo in cui una persona di sesso maschile, di età superiore ai 12 anni, si è immerso per la balneazione. Generalmente non si facevano grandi nuotate, quindi si stava nei pressi del punto di immersione, ci si limitava a sguazzare. Il regolamento richiedeva anche che le donne indossassero un abito con una copertura sufficiente per prevenire l'esposizione indecente del corpo. L'altro espediente inventato dai vittoriani per mantenere il decoro dei bagnanti fu la macchina per il bagno. Farsi vedere in costume da bagno dall'altro sesso era disdicevole, nonostante i costumi del tempo fossero molto più coprenti dei nostri. Per i vittoriani, nemmeno le spiagge separate erano sufficienti a mantenere la rispettabilità dei visitatori. Così usavano le macchine da bagno, delle cabine di legno su ruote, dove si entrava per indossare il costume da bagno. La cabina veniva trainata in mare tramite cavalli o forza umana. Una volta lontani dalla spiaggia, si usciva dalla porta che dava sul mare, lontano da occhi indiscreti. Le macchine da bagno debuttarono nel 1750, quando ancora non esistevano i costumi da bagno e quasi tutti nuotavano nudi. Una pratica inaccettabile per la società puritana dell'epoca vittoriana. Alcune macchine erano persino dotate di una tenda tubolare intorno alla porta, che veniva calata in acqua per dare al sesso femminile ancora più privacy. In pratica, galleggiavi chiusa in un gigantesco tubo. Le macchine degli uomini erano generalmente situate all'estremità opposta della spiaggia rispetto a quelle delle donne, a volte fino a un quarto di miglio di distanza. La maggior parte dei vittoriani, soprattutto le donne, non sapeva nuotare, quindi alcuni stabilimenti balneari offrivano il servizio di un merlo acquaiolo, una donna forte che avrebbe scortato la bagnante in mare e l'avrebbe aiutata a stare a galla e a uscire dall'acqua. I costumi da bagno. È in quest'epoca che nascono i primi costumi da bagno. Quelli maschili erano semplici e lineari, un pezzo unico come le tutine da neonato o due pezzi, canotta lunga fino a metà coscia e pantaloncini. Inizialmente erano scuri e coprenti, poi si accorciarono e divennero più colorati, e spopolarono le righe orizzontali. Gli uomini spesso indossavano il cappello sia in spiaggia che in acqua. Per le donne i modelli variarono maggiormente negli anni. Nel primo 800, ancora in epoca Regency, le donne cominciarono ad andare in spiaggia indossando un abito che ancora non era un costume da bagno, ma gettò le basi per la futura tenuta da bagnante. Questa mise introduceva per la prima volta i pantaloni nel guardaroba femminile, un incredibile passo avanti nell'ideale di una donna più comoda e libera. 1850. Il regolamento richiedeva che le donne indossassero un vestito adatto o altro vestito o copertura sufficiente per prevenire l'esposizione indecente del corpo. Le signore indossavano una lunga giacca che arrivava fino al ginocchio. Sotto portavano dei pantaloni larghi alla turca, stretti alle caviglie. Si potevano definire completi da bagno più che costumi, perché erano dei veri e propri abiti in lana a più strati. Questi costumi erano abbastanza pericolosi perché da bagnati ostacolavano i movimenti e si indossavano insieme al corsetto. A volte venivano persino aggiunti dei pesi al completo da bagno, in modo che i vestiti non galleggiassero in superficie. Le povere bagnanti correvano il rischio di affogare. Non erano insoliti gli incidenti in acqua e a riva. Completare l'outfit, una cuffia da bagno e scarpe speciali che si allacciavano al polpaccio. 1870. Il ritmo della vita con il progredire dell'industria aumentò rapidamente e così anche le mode cominciarono ad avvicendarsi con sempre maggiore frequenza. Analogamente alla progressiva emancipazione, si ebbe una riduzione di stoffa nei vestiti femminili. Le lunghe giacche e palandrane si ridussero ad un unico top a mezze maniche.
abbottonato sul davanti e lungo fino alle anche, che formava un gonnellino corto e vaporoso sopra un paio di calzoni al ginocchio. I colori usati erano il blu e il nero. Completavano il tutto calze scure e coprenti e speciali calzature chiuse, legate alla caviglia come i sandali alla schiava. 1900. La stoffa si ridusse ulteriormente, arrivando ad un vestito lungo fino al ginocchio. Si portavano poi collant e apposite calzature. In epoca eduardiana i costumi da bagno erano ancora realizzati in lana, ma le scollature erano un po' più aperte e la parte superiore era più ampia rispetto a prima. Si andò poi verso un accorciamento progressivo delle maniche e dei pantaloni, anche perché stava cambiando l'atteggiamento verso i raggi solari e l'abbronzatura. 1900. Ripararsi dal sole. In epoca vittoriana il sole era considerato un nemico non solo perché l'abbronzatura era associata ai contadini, ma anche perché si riteneva che l'esposizione prolungata ai raggi solari procurasse malattie della pelle. Sappiamo che in linea di massima questo concetto è corretto, ma i vittoriani erano alquanto esagerati. Le donne passeggiavano sulla riva ben coperte, indossavano persino i guanti ed erano sempre munite di parasole o cappellino. I cappellini da mare erano costituiti da lembi laterali particolarmente ampi per avvolgere l'intero viso. Anche sulla spiaggia ci si riparava sotto gli ombrelloni. E in caso di scottature? All'epoca esistevano molti rimedi contro le insolazioni. Mi raccomando, non ripetete questi rimedi a casa, ma acquistate i prodotti per la protezione solare e le scottature in farmacia. Uno dei rimedi era lavarsi il viso alla sera con il latte non scremato. I vittoriani sul latte non avevano torto, è un idratante naturale ricco di proteine e grassi che ammorbidisce la pelle e la panna un emolliente molto efficace. Ancora oggi chiamiamo latte solare la crema dopo sole. Il latte e le mandorle sono entrambi componenti ancora presenti nei dopo sole e negli antiscottature di oggi. Nel caso la bruciatura fosse molto evidente, c'era però anche un composto naturale a detta di molti infallibile. La ricetta diceva: grattate finemente una radice di rafano, lasciatela ammorbidire nel latte per alcune ore. Dopodiché impastate bene le due e adoperate il composto per lavare il viso mattina e sera. Quando ciò non era sufficiente per proteggerli da scottature solari, lentiggini e pigmentazione, c'erano una vasta di trattamenti topici che i vittoriani potevano provare, dalle creme più delicate alle lozioni brevettate più aggressive, ad esempio per sbiadire le lentiggini. Nel New Household Recipe Book del 1854, Sarah Josepha Hale fornisce una ricetta per sbiadire le lentiggini, composta da panna fresca, succo di limone, mezzo bicchiere di brandy e zucchero. Per rimuovere delicatamente l'abbronzatura, il dottor Carlin consigliava alle donne di utilizzare una soluzione a base di fiori di sambuco e acqua bollente. Bisognava lasciare i fiori in ammollo nell'acqua per 24 ore e poi filtrare il liquido attraverso un panno di mussola. Il dottor Carlin consigliava di lavarsi il viso ogni mattina con questo decotto. Un altro metodo per rimuovere l'abbronzatura era quello di bagnare il viso ogni giorno con succo di limone misto a glicerina. Il succo di limone era un componente frequente nei rimedi contro l'abbronzatura. Se questi rimedi fallivano, il dottor Carlin suggeriva una soluzione più aggressiva, a base di sapone da barba, sale di tartaro, borace e un'oncia di ammoniaca liquida. Prevenire e curare le scottature solari. Per questo la signora Hale consigliava una ricetta per un lavaggio preventivo, da applicare prima di esporsi al sole. Il composto era costituito da borace, canfora, allume e mezza oncia di zucchero candito e poteva richiedere fino a 2 settimane per essere prodotto. Per la scottatura, un'edizione del 1848 del London Journal raccomanda una lozione a base di uva verde. La ricetta diceva: immergere un grappolo d'uva verde in una bacinella d'acqua, cospargerlo con allume in polvere e sale mescolati insieme, avvolgerlo nella carta e cuocerlo sotto la cenere calda, poi spremere il succo rimanente e lavare la faccia con il liquore. La rivoluzione.
Nonostante le macchine da bagno, le restrizioni e i costumi da bagno ingombranti, per le donne vittoriane poter andare in spiaggia e fare il bagno era una piccola conquista. Alcuni sport e attività erano riservati ai soli uomini. Poter immergersi in acqua rappresentava quindi un passo avanti verso la libertà femminile. Le macchine da bagno in Gran Bretagna rimasero in uso attivo fino al 1890. Le cose iniziarono a cambiare all'inizio del XX secolo. Nel 1901 le spiagge dell'Inghilterra smisero di essere separate a seconda del sesso. Divenne socialmente accettabile apparire in pubblico davanti all'altro sesso in costume da bagno. Le macchine da bagno vennero usate come spogliatoi ancora per un po', ma furono parcheggiate sulla spiaggia invece di essere portate avanti e indietro nell'acqua. La maggior parte delle macchine da bagno scomparve dalla Gran Bretagna entro il 1914. In altri angoli del mondo alcune sono sopravvissute come gabbie di balneazione. Nel 1903 Nils Ryberg Finsen vinse il premio Nobel per la cura delle malattie grazie alla fototerapia. La luce del sole venne rivalutata positivamente e nonostante l'abbronzatura fosse ancora disdicevole, un'esposizione moderata alla luce solare diventò accettabile per motivi di salute. Tuttavia, bisognerà aspettare la Seconda Guerra Mondiale per avere la prima crema solare protettiva. Fu inventata dal farmacista Benjamin Green, un aviatore, con lo scopo di proteggere i soldati statunitensi di stanza nel Pacifico meridionale. Green migliorò il primo filtro, che era protettivo e abbronzante, e lo mise sul mercato come prodotto per un'abbronzatura senza i rischi delle scottature. La crema aveva il profumo di gelsomino e doveva far diventare la pelle del colore del rame. Fu così che nel 1944 venne commercializzata la prima crema solare Copper Tone, letteralmente tono di rame. La plebe al mare. All'inizio questi piaceri erano solo per i ricchi, ma con l'aumento della prosperità anche i ceti medi poterono permettersi qualche giorno di vacanza al mare con la famiglia. Nel 1871, con il Bank Holidays Act, vennero riservati per la prima volta 4 giorni all'anno di festività ufficiali per tutti. Questi non erano pagati, ma insieme alla crescita del sistema di trasporto e alle sovvenzioni di alcuni enti di beneficenza, permisero ai ceti più bassi di accedere ai viaggi al mare. Le classi sociali nelle località balneari iniziarono a mescolarsi, fino a creare un ambiente dove si percepivano meno le differenze sociali. Persone di ogni ceto sociale condividevano l'esperienza della vacanza al mare e gli atteggiamenti del turista. Gli standard così iniziarono lentamente a cambiare. Stanchi di doversi sempre più mischiare con la plebe, le classi alte cominciarono ad abbandonare i luoghi di villeggiatura tradizionali, rifugiandosi all'estero, dove almeno per ora le masse non potevano seguirli. Il lavoratore e la sua famiglia si erano impossessati delle vacanze al mare, beneficiando anche delle innovazioni e dei divertimenti che le località balneari avevano imparato a offrire. Cosa ne pensi delle vacanze vittoriane? Scrivimelo in un commento. E se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo dove vuoi. A presto, bye!